Marche Umbria, loro stanno lavorando per un'area di basso pesarese con l'azione per la zootecnia nell'area rurale. Dopo, se ci abbiamo tempo, cerchiamo di mantenere che è iniziata nell'ambito, su impulso della rete della pastorizia, la rete nazionale per la pastorizia che si sta costruendo, cioè che si è da poco costituita, a cui partecipano vari enti, ci sono Michele Nori che è uno dei promotori, poi ci sono varie università, il zooprofilattico Marche Umbria, quindi allevatori e anche consorzi, per esempio c'è il consorzio dell'Appennino centrale, dell'Agnello dell'Appennino centrale, quindi c'è una rete di soggetti interessati alla pastorizia che ha promosso questa iniziativa e c'è stato un incontro, uno stimolo che è venuto dalla rete della pastorizia verso il comitato che ha innestato questo processo di riflessione su quali, diciamo, sulle modalità e di supporto, cioè su che cosa può fare il comitato in termini di azione sistemica per spingere un processo di potenziamento ed evoluzione innovativa del settore della pastorizia in un'ottica di modernità. Cioè è ovvio che la pastorizia non può essere, diciamo, non possiamo immaginare la pastorizia come era 50 anni fa, no? Cioè il settore della pastorizia è andato incontro a un processo di marginalizzazione legato anche a processi che hanno portato in primo piano altri sistemi di allevamento e a una serie di politiche che hanno in qualche modo lasciato vuoto questo spazio della pastorizia, cioè dando una serie di aiuti che finivano per diciamo, non incentivare specificamente ma indirettamente disincentivare la possibilità di svolgere un'attività basata su sistemi di allevamento pastorali. Quindi oggi ci troviamo in una situazione di... hanno rubato il mio iPad. Una tragedia. Non lo trovo, non so se... L'avrà preso qualcuno? No, perché era una borsa appoggiata a terra, l'avevo lasciato tutto, e poi noi l'abbiamo costituito a cavallo tra la rete della pastorizia e questo gruppo di riflessione nell'ambito del comitato, e che questa è un'attività fondante e fondamentale per le aree interne montane, cioè dove si parla di area interna, di montagna, sicuramente la pastorizia è una delle poche attività, se non l'unica, capace di mantenere un presidio produttivo sul territorio. Ovviamente perché questo sia possibile vanno, diciamo, pensate modalità innovative, nuovi modi, nuovi approcci per portare questa attività ad essere la base fondante di una ripresa produttiva, di un presidio territoriale in un'ottica anche, diciamo, di salvaguardia della biodiversità e di innovazione sociale delle aree. E quindi si è avviata questa riflessione. Il primo punto da cui partiamo è che alla base di questa riflessione c'è sicuramente l'esigenza di potenziare la base di conoscenze e di formazione che servono diciamo, da motore propulsore delle innovazioni non solo tecniche ma anche organizzative, perché il settore necessita non solo innovazione tecnica ma anche l'innovazione organizzativa, perché per le piccole aziende che non possono da sole affrontare certi processi, diciamo, comunque di mercato, quindi c'è bisogno in qualche modo di farli lavorare insieme e di creare un'innovazione anche organizzativa in questo senso. Quindi lo scopo di questa sessione è quella di riflettere su questi spunti e capire quali sono le possibili azioni e linee di intervento da sperimentare concretamente nei territori e raccogliere anche il punto di vista di chi, diciamo, dei vari fronti, di chi opera sul territorio e ha delle difficoltà a mettere insieme, a far partire delle azioni concrete e di chi invece poi dal punto di vista della ricerca studia e pensa delle soluzioni che possono invece essere utili e devono avvicinarsi a quelle che sono le esigenze del territorio.
Altro tema su cui vogliamo, diciamo, riflettere, come questo cambia rispetto alle aree del centro Italia che sono state soggette a questi eventi disastrosi del sisma, delle frane, delle nevicate. Lì c'è un problema forse ancora diverso, cioè lì non basta soltanto pensare a un motore di innovazione, ma bisogna proprio capire come si parte, anche perché in certi casi probabilmente non c'è più neanche chi deve portare avanti quelle attività, cioè è una fase in cui ci troviamo in zone totalmente non più presidiate a seguito di questi eventi, quindi lì bisogna anche capire come riportare, diciamo, anche soggetti diversi che non erano quelli che gestivano prima le attività. Quindi questi sono più o meno gli spunti, le cose su cui vorremmo oggi si parlasse. E il primo intervento è quello, diciamo, noi abbiamo immaginato tre interventi che fanno un quadro su vari punti di vista, dal punto di vista internazionale, come a livello, diciamo, dell'area mediterranea ci sono esperienze in cui c'è una scelta strategica più esplicita e una consapevolezza maggiore di quelle che sono le valenze del settore della pastorizia, e quindi ci sono anche delle esperienze di governance di questo settore che investono a livelli nazionali e che sono positive, ci narrerà Michele, e poi, diciamo, una visione sull'arco alpino, delle problematiche, delle questioni legate alla qualità, e una focalizzazione che farà Luca Battaglini, e poi Matteo Francioni ci farà un quadro un po' delle problematiche della Appennino centrale con un spaccato sizzino. Io adesso non parlo più. Beh, intanto grazie, siamo velocissimi, no? Tanto più o meno sappiamo perché siamo qui. Ah sì, cerchiamo di contenere quanto più possibile. Tanto, grazie a Daniela che ha reso tutto questo non solo bello ma anche possibile, che non è sempre banale in Italia, quindi grazie. Velocemente, allora, io ho questa cosa di introdurvi, poi io sono un agronomo che da vent'anni lavora, diciamo, sempre e solo su sistemi di pastorizia, non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche altrove, quindi mi piace anche mescolare poi le esperienze di diverse realtà. E in questo caso, e la voce anche scusate, la questione qual è? Il Mediterraneo è intriso di pastorizia, la pastorizia è intrisa del Mediterraneo, le tre grandi religioni vengono da quel mondo lì, no? Se pensate a Davide che era un pastore che abbatté Golia, pensate a Caino e Abele, c'è già tutto nella Bibbia, quindi da lì veniamo e quella è la nostra storia. La nostra storia che però si è complicata nel tempo e nonostante sia un sistema che, il sistema della zootecnia estensiva, gli allevamenti estensivi, i gradi o la pastorizia, che sono tutte la stessa cosa, cioè gli animali che pascolano all'aperto, che quindi fanno parte anche non solo visivamente del paesaggio, ma contribuiscono a produrre e a riprodurre quel paesaggio. Vi faccio un esempio, una zona montana a tendenza boschiva, se viene pascolata e quindi rimane un paesaggio aperto a mosaico, tipico del contesto mediterraneo, ha una biodiversità vegetale e animale di 130 specie, faccio un esempio a caso. Se invece si smette di pascolarlo, in meno di 10 anni la composizione fitofloristica, cioè piante, bosco, piglia, e quello che rimane sono 30 specie. Quindi la biodiversità senza quel tipo di allevamento passa da 130 a 30, giusto per dare un numero su un concetto di biodiversità che uno spesso non associa a una questione, diciamo, quantificativa, ma esiste anche questo ragionamento qua. Quindi la pastorizia è da sempre un sistema, tanto più nel Mediterraneo con la climatologia, i suoli che ha, è un sistema che permette di produrre e di riprodurre, e insisto su riprodurre perché c'è riprodurre paesaggio, riprodurre biodiversità, riprodurre anche la cultura di un posto, di un paese, di un territorio. Quindi è un sistema molto più avanzato da quel punto di vista dell'agricoltura, come la conosciamo, la produzione di cereali, cioè questo mito del cereale, no? Che in parallelo è cresciuto nel Mediterraneo, la pastorizia da una parte e il cereale da quell'altra. Produrre cereali scombina molto di più il paesaggio, lo sapevo bene, produrre formaggi in realtà aiuta a mantenerlo, questo è un po' per giocare un po' con i concetti. Quindi è un sistema che permette di produrre e di produrre prodotti, proteine animali, proteine quindi anche di alta qualità e anche di proteggere il paesaggio e l'ambiente, cosa che non è tipico di altri sistemi agricoli. E soprattutto è l'unica forma che si conosce, come diceva Daniela, è la forma che rimane dopo migliaia di anni la più efficace per mantenere vivi e produttivi territori disagiati da un punto di vista di intensificazione agricola, cioè che hanno dei problemi di rocce, di aridità, di pendenze, quindi problemi di marginalità agroecologica cosiddetta, venivano usati tipicamente dai pastori per poter andare a portarci gli animali, quindi non competendo con l'agricoltura, non competendo con altre forme di produzione, per dare dei prodotti di alta qualità e dei servizi di alta qualità, i servizi ecosistemici di cui avete sentito parlare ieri probabilmente. Voilà, questo era il quadro mitico e mitologico nel quale il Mediterraneo
ci permette di vivere. Se però pigliate, anche se ora è buio, ma pigliate con i numeri che vi ho dato, per non tediarvi troppo, vedrete, ce n'è uno abbastanza significativo di come è cambiato il greggio vino dell'Unione Europea negli ultimi 30 anni. E l'unico picco che c'è è perché sono entrati Bulgaria e Romania, che avevano un po' di greggi, e poi sono diminuiti anche proporzionalmente. E quello che è successo è che negli ultimi 30 anni, con una polarizzazione che viene da lontano, che viene anche dalla politica, no? In cui certi sistemi sono cambiati, e quello che è successo nella società è stata questa polarizzazione di cui possiamo parlare in questi giorni. Quindi abbiamo una collega. Abbiamo che si è iperinvestito nelle zone a, come dire, ad alto potenziale cosiddetto, e si è sottoinvestito nelle zone a basso potenziale. Quindi abbiamo, che è una delle ragioni, immagino io, per cui poi molta gente, i giovani, vorrebbero andare in città. Il futuro, vedete, se è 30 anni che investiamo nelle città, forse è più difficile immaginarsi, più moderno immaginarsi in città che in campagna. Quindi da lontano viene questo ragionamento. In tutto questo, le zone rurali marginali, quindi quelle di montagna, sono quelle che ancora più hanno sofferto questo scollamento che abbiamo avuto con questa polarizzazione degli investimenti, delle politiche e della lettura miope del territorio. E questo ha portato, e vi chiedo di guardare un'altra immagine, a una ristrutturazione anche del settore, cioè abbiamo molti meno greggi. In Italia abbiamo perso un terzo dei greggi negli ultimi 10 anni e basta, insomma è tanta roba. È come se tutta questa parte qua scomparisse in 10 minuti della nostra constituency qua, quanti siamo, tutto gruppo qua scompare, guarda, in 10 minuti, tanta roba. È una tendenza già di medio e lungo periodo, perché dal dopoguerra in poi è venuta avanti. E non solo, quelli che sono rimasti, cioè se prima avevamo 100.000, faccio un esempio, ora ne abbiamo 70.000, ma questi 70.000 sono anche organizzati in tutt'altra maniera, con aziende molto più grandi, quindi con meno aziende molto più grandi, quindi c'è stata una necessità evidente di avere più animali per riuscire a restare sul mercato, a sopravvivere economicamente, e questo ha voluto dire anche che il lavoro del pastore è cambiato molto. Se prima avevi 200 capi e riuscivi a gestirli in un certo modo, ora ce n'è 500 e insomma la gestione dell'operatore pastore cambia parecchio, anche perché in pratica per mandare avanti quei 500 capi ho bisogno delle pratiche veterinarie, delle pratiche sulla terra, delle cose della politica agricola, dei fondi riguardi. Te allevatore in verità passi molto più tempo dal commercialista o dall'assistente tecnico del sindacato a compilare i documenti, e quindi c'è qualcun altro che andrà col gregge a accompagnarlo e a portarlo in montagna quando serve. Quindi è cambiato il lavoro, è cambiato il settore, è cambiato un po' tutto, e questi cambi non sono stati governati, come è una parola che piacerebbe, ingegnerizzati e governati, come direbbero volentieri Daniela, cioè è mancato qualcosa che in questo meccanismo permettesse di sopravvivere in maniera dignitosa, che è la ragione per cui poi molta gente questo lavoro non lo vuole più fare, perché chiaramente se devi vivere sempre sull'orlo di un margine, che se un anno il prezzo del latte o la pluviometria o vai in una direzione anziché un'altra, te vai in braghe di tela, non è un bel vivere, cioè soprattutto se passi le giornate faticando e dandoti parecchio da fare. Questo, diciamo, è un po' la disaffezione che stiamo vivendo e che voi che probabilmente appunto conoscete molto più di me, perché vivete su questi territori. E per questo esistono delle politiche, dei fondi, degli investimenti, la politica agricola, ricordiamoci, il 40% del bilancio europeo lo dà all'agricoltura, quindi i soldi ci sarebbero per provare a tenere in piedi la macchina. Evidentemente anche i soldi vanno a finire in un certo modo, i meccanismi non sono quelli giusti, non bastano, le dinamiche possono essere tante. Però mi venne in mente, un anno ero a Bruxelles a lavorare, mi mandarono a partecipare alle riunioni sulla riforma della PAC, era il 2012. Andai lì e si parlava abbastanza di pastorizia, perché i paesi del nord almeno avevano capito che c'era una rilevanza anche in questione ambientale, cioè in Danimarca, in Scandinavia, le zone abbandonate dalle renne e dai pastori sono diventate zone pericolose dal punto di vista agroecologico, quindi stavano ragionando di come fare. E noi non stiamo facendo, cioè del Mediterraneo non c'era nessuno a rappresentare le stesse istanze, cioè nessuno dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia era lì a dire anche noi abbiamo questo problema, anche noi stiamo abbandonando le renne, abbiamo le valanghe, gli incendi, abbiamo dei problemi associati all'abbandono del territorio, per non parlare di biodiversità culturale, però non c'era nessuno. Allora l'idea è stata iniziare lì a dire ma perché non proviamo a organizzare un po' meglio le risorse di cui disponiamo,
E andando un po' a sfrugliare abbiamo visto che in verità in Spagna e in Francia stanno lavorando su altri fronti, cioè hanno costituito in ogni paese delle scuole, che poi non sono scuole, sono dei centri in cui si forma non solo il pastore ma anche le istituzioni, perché il pastore il suo mestiere lo sa fare, e che spesso il guardiaparchi che deve gestire un parco non sa che quel parco è lì grazie al fatto che per 2000 anni lì ci hanno pascolato, quindi il suo sogno è eliminare tutti i pastori dal parco, non sapendo che dopo 10 anni quel parco non sarà più agibile né interessante. Quindi c'è un problema di comunicazione dei pastori che non comunicano alle istanze, ma anche del resto della società che spesso non capisce quello che c'è dietro a questa forma di produzione. Tutto questo per dire che siamo arrivati qua appunto a dire in Spagna e in Francia hanno messo su dei centri, hanno provato dei centri che hanno valenza tecnica, come si diceva, per l'innovazione altro, politica, per permettere uno scambio con altri attori del territorio, così ci piace dire, ma anche culturale e identitaria, perché tipo nei Paesi Baschi hanno la loro scuola che ha a che fare solo con un tipo di pecora che produce solo il mitico Idiazabal, che è il formaggio dei Baschi, e che loro hanno questo mito di Idiazabal. Quindi è servito a creare anche una narrazione diversa del proprio territorio, perché è un territorio che produce prodotti, produce immagini, perché un gregge al pascolo è un'immagine bellissima che può produrre turismo. Quindi la scuola, questi moduli formativi vorrebbero essere un luogo in cui la tecnica incontra il dialogo politico e incontra anche una questione socio-culturale identitaria. Quindi l'idea era di aiutare all'interno del ragionamento delle aree interne un processo del genere in cui laddove vi fosse una richiesta, una domanda del territorio, noi ci mettiamo a disposizione per riempire questi moduli di contenuti, di gente, di facce, di storie, e dare la possibilità quindi alla pastorizia di avere un futuro un pochino più verde di quello che al momento si merita. Basta. Il centro, diciamo, sia avere una visione e costruirla a partire dagli strumenti disponibili per supportare il settore. Non si può pensare che se non si ha una visione, gli interventi di politica o della PAC da soli portano un risultato sui territori, ma quello che succede in altri paesi è che invece ci siano delle scelte esplicite di politica prima e di governo poi, che portano, diciamo, gli aiuti e gli interventi che vengono fatti a costruire dei processi in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Quindi questo mi sembra importante tenerlo presente. Adesso invece Luca ci introdurrà un po' quali possono essere i processi di cui parliamo per riempire i contenuti, quello di cui stiamo parlando, no? Quindi con riferimento all'arco alpino, ma probabilmente anche generalizzabili in una certa misura rispetto a altri contesti territoriali. Certo, grazie anche Daniela e anche a Michele, che ha già anticipato diverse cose che quindi io taglierò agilmente, perché sì, insomma, io non voglio tagliare, però la verità è che se vogliamo parlare tutte le nostre persone dobbiamo auto in Italia per andare avanti. Sì, poi, sì, sì. Ecco, e sulle Alpi la situazione della pastorizia non è la situazione così rappresentativa a livello diciamo di consistenza numerica, non abbiamo dei grandi numeri, ma secondo me il significato dell'allevamento pastorale sulle Alpi è un significato profondo, molto importante, proprio connesso anche alla cultura del territorio. E infatti diciamo che noi dobbiamo fare quei conti con quelle che sono le espressioni dell'attuale disponibilità di allevamenti su questo territorio, quelle che sono le criticità, quelli che sono i servizi che possono offrire queste attività produttive, che sono numerosi, e poi parlare di prospettive, che è già stato tema toccato anche da Daniela e da Michele. I problemi sono quelli che sono stati già richiamati da Michele: aumento delle consistenze delle mandrie, riduzione delle superfici a pascolo, problemi quindi di dover ospitare grandi greggi in spazi limitati, dove ci sono anche delle questioni legate un po' al discorso anche della tipologia di animale che viene allevato, quindi una perdita di una certa biodiversità. Problema che non è solamente alpino italiano, è un problema che anche potremmo dire alpino europeo, perché trovandoci in altri territori, altri stati del paese, del territorio alpino, troviamo analoghe dinamiche, cioè diminuzione di greggi, diminuzione di mandrie, diciamo anche, e poi aumento delle dimensioni unitarie. Diminuzione delle aziende, e qui il sogno, diciamo, potremmo dire nostro, quello di far tornare
la numerosità delle aziende, le piccole realtà produttive che sono le più preziose per questi territori, che sono effettivamente molto fragili, che non si possono gestire con grandi volumi animali, diciamo. Il territorio piemontese è un territorio che ha sofferto diciamo, una perdita di pascoli, superfici foraggere pesantemente negli ultimi anni, diciamo solo dagli anni 80 agli anni di questo primo decennio del millennio. Questo si accompagna anche a un peggioramento, aspetti che ha toccato anche il professor Cavallero ieri, di peggioramento della qualità della risorsa, e quindi anche il foraggio diventa un foraggio che non è più ideale per certi tipi di animali, parlando specialmente di bovini. Quindi possiamo dire che gli ovini e i caprini possono diventare interessanti anche perché sono utilizzatori di queste risorse più povere, più essenziali, diciamo. E la rusticità di questi animali diventa molto interessante. I servizi ecosistemici, trattati ieri in una sessione, non sto a fare molto richiamo perché avete già sentito probabilmente chi ha partecipato. Funzione produttiva, regolatrice, conservatrice e culturale e ricreativa. L'ultima è quella che a me piace molto, diciamo, e difatti si connette un po' alle altre, ma bisogna considerarla con attenzione. Sulla funzione produttiva, queste sono fotografie dei formaggi prodotti da Lupui, un'azienda della Valle Maina, dove si è tornati ad allevare capre, in controtendenza a quello che capitava da altre parti e anche da quello che ci hanno fatto vedere nei film come Il vento fa il suo giro. Qui gli allevatori neorurali, diciamo, è stato anche chiamato, sono tornati, un filosofo, ma persone di grande cultura, quindi un filosofo, mi fa piacere perché anche le citazioni spesso di queste figure che ritornano sono citazioni di persone che hanno un qualcosa, una cultura, che appartiene comunque al pastore nella sua storia, nella sua tradizione, quindi perché no? Diciamo queste figure che si appassionano perché c'è qualcosa dentro che le rilancia in questo contesto. Le razze sono un problema, diciamo, di protezione e di difesa, lo sappiamo, ci sono molti progetti nazionali, europei, eccetera, per la difesa, perché la biodiversità non è solamente una biodiversità, diciamo così, per collezionare un certo tipo di animale, ma un animale che è veramente indicato per questi territori. E diciamo che le produzioni locali piemontesi in molti casi sono legate proprio alla razza, quindi questo è un aspetto che a noi piace molto, l'idea di dire quel prodotto, quel formaggio, quell'insaccato si connette con diciamo, piena coerenza con quella che è una realtà proprio zootecnica di biodiversità, quindi di genetica ben definita. Servizi ecosistemici, regolazione, cioè quello che è l'aspetto della protezione e del controllo. Sappiamo che a Serra l'allevamento è messo sempre al centro di così un po' l'indice per la questione delle emissioni, eccetera. Qui abbiamo la possibilità con gli animali di proteggere il territorio, difenderlo, rigenerarlo, in qualche modo anche attraverso una corretta gestione, anche di evitare, trattenere l'emissione di carbonio, quindi un discorso anche di conservazione, di attenzione, diciamo, anche a questo ruolo che proprio specie come ovini e caprini possono assicurarci. La produzione, quindi la gestione del territorio può aiutarci anche attraverso l'utilizzazione, eccetera, anche di questi animali, anche ad avere dei prodotti di qualità, quindi si ricollega il tema della conservazione con quello della qualità connessa, per esempio le capre che utilizzano il pascolo arborato. Sto pensando alla realtà di Bella, perché diciamo, qua vicino si è parlato molto di questo, la ricerca di Rubino e Classe e tutti i collaboratori. Ma ricordiamoci che è importante il pastore, l'uomo, e quindi qui andiamo nelle criticità. Oggi la presenza di predatori che tornano a occupare certe zone che sono state lasciate libere perché l'uomo si è ritirato da certi ambienti, ed ecco che arriva il problema che comporta cambiamenti gestionali, cambiamenti di scelte tecniche, espressioni, diciamo, che possono portare quindi anche ai peggioramenti della qualità degli ambienti, situazioni di erosione. Quindi queste sono le cose che non vogliamo vedere, dove purtroppo gli animali, però non correttamente controllati, possono creare e realizzare. Quindi la biodiversità, terzo aspetto, quindi qui parliamo di, l'ho già accennato, vado rapidamente, la biodiversità animale, la ricchezza delle razze, la ricchezza che noi in qualche modo vogliamo presentare anche ad un pubblico diciamo più in genere, ecco, turisti, far capire che abbiamo non solo una biodiversità di animali selvatici, di specie di un certo tipo, ma abbiamo anche animali domestici, di ricchezza territorio.
Queste sono delle prime immagini di un libro che verrà pubblicato a breve. Vado avanti, tenete conto che il Piemonte da solo ha una quindicina di razze tra ovini e caprini, che rappresenta quasi un 20% delle razze allevate, ovini e caprini allevate nell'intera nazione. Quindi c'è una biodiversità importante. Espressioni come l'allevamento della sambucana, proprio un processo di conservazione di una razza antelittera, non si parlava ancora di sostegno alle razze di estinzione, ma una popolazione locale, la popolazione della Valle Stura, che ha difeso la pastorizia strenuamente, ha fatto rinascere, diciamo, attraverso un progetto di recupero, una razza che adesso abbia una qualifica piuttosto importante e significativa. Infine, posso 2 minuti ancora? Ci sto? L'aspetto culturale, turistico, e io aggiungerei anche la parola etico. Due minuti. E l'aspetto etico. Qui, turistico, pensate affreschi del 400 che ci dicono già cosa era l'allevamento sulle Alpi. Andate vicino a Cuneo, Madonna del Brichette, è uno spettacolo, un affresco fatto, peraltro talvolta sono affreschi fatti da degli autori che vengono da lontano, perché questa è l'immagine del paesaggio, diciamo, della prima metà del secolo scorso. Benissimo, è cambiato qualcosa. L'Ecomuseo della Pastorizia lo racconta, ma non è un museo solo, ecco, perché all'interno di questo si parla anche di quello che è il futuro di questa attività. La ricchezza di questi luoghi è una ricchezza culturale, storica, e potremmo aggiungere che l'ambiente montano è proprio l'ambiente che, grazie a questo tipo di attività produttiva, evoca anche qualcosa di particolare, e come anche potremmo dire un'espressione di anche profonda, quasi spirituale, che oggi potrebbe essere anche qualcosa di molto interessante da richiamare nelle possibilità di ritorno di queste attività. Funzione sociale, il ritorno alla montagna, giovani che tornano, è vero, con grandi difficoltà, famiglie, l'importanza della famiglia in montagna, la famiglia perché tutti hanno un ruolo all'interno della famiglia, specialmente nell'allevamento pastorale, è molto definito questo, è molto bello anche dal punto di vista anche proprio dell'insegnamento, della crescita, diciamo che i ragazzi in un contesto di questo genere, pur con tutte le difficoltà che veramente sicuramente si connettono ai temi dei servizi, delle attenzioni di un certo tipo, però la cosa è bella, da raccontare attraverso dei film, come abbiamo fatto qualche anno fa, è bella raccontare anche agli altri che non la conoscono, che magari la presentano in questo modo. Attenzione, a volte mettono una pecora al posto di una capra, parlando agli agnelli, mettono una capra al posto di una pecora, cioè c'è una confusione tale che comunicare. Marzia Verona ce l'ha raccontato raccogliendo i suoi scritti del blog Pascolo Vagante, recentemente è uscito un libro per La Terza. Ai bambini, raccontiamo ai bambini la montagna, vuol dire presentiamo a loro la montagna, perché i bambini di Agordo 10 anni fa presentavano la montagna così, animali selvatici e basta. Roaschia, realtà piemontese dove si alleva la pecora roaschina, il sindaco dice facciamo delle cose che vengono colte dai bambini. Ecco che l'immagine, l'espressione, diciamo, anche proprio per avvicinare queste giovani generazioni a questo mondo. E l'Opui, l'azienda della quale ho richiamato prima, ho portato venerdì 30 studenti, sono rimasti, li ho un po' sconvolti, ma positivamente, nel senso che alla fine non finivano più a fare domande ai proprietari dell'azienda. Quindi, chiudo proprio negli ultimi 10 secondi, nuove esigenze prospettive per lo sviluppo della pastorizia, aspetti zootecnici, attenzione alla benessere animale, biodiversità, eccetera, la gestione fondamentale, attenzione con il connettersi all'ambiente in modo importante e anche ben integrato, e anche per aiutare il turismo a comprendere il senso di questa attività. Aspetti sociali e culturali, mette in evidenza l'uomo, la persona, chi vive in questo territorio, che è la figura che deve essere valorizzata profondamente. Questo, io credo molto in questo. E infine, insomma, diciamo, parliamo di etica in certe situazioni, in certi contesti, ma perché non andiamo a etichettare un po' questi sistemi quando sono veramente come lo desideriamo, anche con questo valore? Non si paga, ma è qualcosa che si ha, che si riceve, che è fondamentale questo proprio per assicurare, riconoscere un'identità di persone che possono anche essere nuovi abitanti delle Alpi, possono essere anche
persone che non immagineremmo, ma che possono produrre qualcosa, possono fare qualcosa di profondamente vero e farlo comprendere agli altri. E questa è la cosa importante, perché questo potrà aiutare ad andare avanti in questo contesto produttivo che ha un fascino straordinario, e spero che queste poche parole, un po', come dire, costrette dal tempo a disposizione, ma magari aprendoci poi un po' di dibattito se c'è tempo, vi ringrazio. Grazie. Un messaggio molto chiaro, il grado di consapevolezza che ci vuole per rendere sostenibili e possibili una coltivazione pastorizia oggi nei contesti, diciamo, moderni è totalmente diverso. Cioè, in passato c'erano queste attività che era l'unico modo di fare la pastorizia, oggi invece ci sono delle scelte consapevoli che si debbono intraprendere, bisogna attrezzarsi per intraprenderle, perché ci vuole un grado di consapevolezza per portare avanti questi processi in una maniera seria e qualificata, che diciamo, richiede conoscenze, competenze specifiche, una messa a sistema, azioni di sistema che supportino le realtà che vogliono intraprendere queste attività, le aziende nel fare questo percorso. Adesso passiamo, è pronta la presentazione di Matteo, che ci darà un altro punto di vista su, diciamo, da un altro fronte territoriale, però probabilmente ci saranno delle convergenze. No? Sì, certamente sì. Buongiorno a tutti, sono Matteo Francioni, vengo dall'Università Politecnica delle Marche, rappresento il professor D'Ottavio, che oggi purtroppo non è potuto essere presente. Cercherò di stare nei tempi, ma dovrò correre purtroppo. Partirei facendovi vedere un'immagine di un sistema zootecnico pastorale. Qui nello specifico siamo a Pian Perduto di Castelluccio di Norcia, è il paesino che vedete in alto a destra. Siamo precisamente a cavallo tra Marche e Umbria, al confine, e il Monte Vettore è famosamente dove c'è la faglia che ha causato il sisma che tutti conosciamo. Molto brevemente, cosa accade nei sistemi? I sistemi hanno dei loop, dei circoli, dove vi è una fase di utilizzo normale, è necessaria una fase di conservazione attraverso l'osservazione di quelle che sono le pratiche gestionali, le condizioni socio-economiche, la produzione di prodotti, scusate il gioco di parole. Però nei sistemi quello che accade sempre, prima o poi, che accadono ci sono dei disturbi, siano essi di natura climatica, penso ai cambiamenti climatici, socio-economica o il sisma, come è accaduto. E capite bene che dopo una fase di disturbo deve esserci necessariamente una fase di riorganizzazione per tornare al momento iniziale. Ecco, quello che accade in realtà è che quello che è stato non tornerà mai più, non si tornerà mai più alla situazione di partenza, qualcosa cambierà. Di fronte a questo abbiamo almeno due possibilità, direi. La prima è quella di lasciare tutto com'è, non far nulla, lasciare il sistema alla naturale evoluzione. La seconda è quella di intervenire in qualche modo. È proprio qui che vogliamo fornire il nostro contributo, nella fase tra quella di disturbo e riorganizzazione, la fase attuale. Questa è la cartina presa in prestito dalla dottoressa Storti. Guarda caso, le aree colpite dal sisma sono le stesse, grosso modo, individuate dalla strategia nazionale. Abbiamo già fatto i lavori con dei ricercatori nazionali e internazionali, dove diciamo che hanno interessato le stesse aree. E quello che possiamo dire con forza che queste aree sono a spiccatissima vocazione zootecnica e pastorale. Cerco di correre, esistono diversi tipi di allevamenti in queste aree, il più importante è sicuramente il sistema transumante ovino, che nel centro Italia è Brado. Transumante vuol dire che le greggi passano l'estate in alta quota, poi vengono gradualmente spostate verso la collina litoranea e pascolano maggiormente medicai o altri, fanno una pastorizia di, tra virgolette, definirei di fortuna, dove capita. Esistono sia sistemi bovini essenzialmente stanziali, divisi in stalline in alta collina, mentre in montagna è praticato semigrado. I misti sono presenti anche se
meno importanti. Quello che va riconosciuto ai sistemi pastorali è sicuramente la loro grande capacità di fornire habitat per le specie, quindi anche un elevato livello di biodiversità che poi è la base di quelli che sono i servizi ecosistemici, come ha detto il professor Battaglini, con cui io condivido pienamente la sua visione. Esistono diversi tipi di servizi, i culturali sono tra i più importanti, sono assolutamente d'accordo, perché quelli anche meglio percepiti agli stakeholder, se vogliamo. L'evoluzione degli allevamenti in montagna nella regione Marche è comune a tutta l'area nazionale, se non nel Mediterraneo. Direi il numero dei capi negli ultimi anni segue un trend negativo, come anche il numero delle aziende. Cambia anche la tipologia degli animali pascolanti. Riporto dei dati del Monte Capri, del progetto denominato Forest Pass 2000, dove si può vedere benissimo il trend decrescente. Addirittura dal 2000 la linea verde e gli ovini in quest'area scompaiono del tutto. Questo porta anche a una riduzione dei carichi bestiame, sia in alta quota che in ambiente pedemontano, con conseguenze ben note a tutti: invasione di praterie da parte del ginepro, dell'asfodelo, del bradipoglio in alta quota. Insomma, quello che è cambiato sono le pratiche gestionali. Se prendiamo una foto della fine degli anni 50, noi vediamo dei contadini intenti a sistemare dei versanti montani, a fare sistemazioni agrarie. Addirittura qua si coltivava grano e si sfalciava anche, mentre oggi i segni dell'abbandono sono sotto gli occhi di tutti. Quali sono i motivi alla base? Sono diversi. Caso emblematico di quelli che in letteratura si chiamano constraint, dei limiti di stampo, ad esempio normativo, calendari di pascolamento, che si basavano fino all'anno scorso sul Regio Decreto del 1923, abbastanza restrittivo, sicuramente inadeguato per l'era di cambiamento climatico in cui siamo oggi. Forse andava bene per il dopoguerra, diciamo, dove i carichi animali erano ben più elevati. Dal 2017 nella regione Marche i calendari sono cambiati, sono diventati più elastici, se vogliamo, per andare incontro anche alla richiesta degli allevatori e dei vari stakeholder. Peccato che la revisione è valida solo per pochissimi ambiti, quelli che sono fuori aree protette e siti Natura 2000. Intanto le dinamiche vegetazionali continuano ad andare avanti, ad evolvere verso una situazione di bosco. Altre problematiche: i limiti di carico non erano assolutamente legati alla potenzialità dei pascoli, si passava da 0,2 a 4 unità di bovino adulto, ma non mi soffermo. Vi erano anche problemi per quanto riguarda l'accesso al finanziamento per la conservazione delle praterie all'interno dei piani di sviluppo rurale. Non erano messi enti pubblici e collettivi, vi erano problemi con aziende gravate da uso civico. Due esempi: comuni terremotati, visse usita, come vedete l'istorama più scuro rappresenta in percentuale la proprietà collettiva e pubblica. Gran parte di questa, indipendentemente dal titolo di proprietà, sono soggette a diritti di uso civico. Questo ha generato una differente variazione della percentuale di praterie arbustete nelle diverse proprietà. Come vedete, nella proprietà pubblica e collettiva, blu e rosso, gli arbusteti sono cresciuti, nella privata invece sono aumentate le praterie. Perché? Perché lì c'è interesse a mantenerla, a ripulire gli arbusti, eccetera, non ci sono condizioni restringenti. In più, alcune misure sulla tutela della vegetazione. Parlo del Parco dei Monti Sibillini, dove prima del 2005 non era possibile eliminare il ginepro comune è una specie protetta. Quindi si è arrivata una situazione paradossale da parte degli allevatori, dove dovergli potare addirittura per recuperare superficie per le bestie. Foto abbastanza emblematica. Questo per dire cosa? Che il sistema dove ci troviamo è complesso, è complessissimo, e intervenire su un elemento del sistema vuol dire necessariamente andare a intaccare tutti gli altri, ma soprattutto gli stakeholder. Ecco, qui dovrei aprire una parentesi sugli stakeholder. Di solito si considerano stakeholder, o molto spesso, come gli allevatori, gli agricoltori, sono loro i portatori di interesse. Non è propriamente così. La definizione di stakeholder è chiunque ha un interesse nel sistema. Questo include i ricercatori, questo include i policy maker,
tutti noi abbiamo un interesse nel sistema, i consumatori, quelli che comprano un pezzo di formaggio o della carne, io addirittura direi anche vegetariani e vegani sono stakeholder, magari ignorano che possono andare a fare il loro picnic in montagna, ma solo perché esistono i sistemi pastorali, cioè sono loro che garantiscono le praterie, e questa è abbastanza, come situazione è abbastanza ignorata. Voi capite che di fronte a un elemento come sisma il sistema va in shock, sia le componenti interne, ok? Diciamo, cerca di chiudere. Arrivo alla conclusione. Quindi cosa fare? Noi dalla nostra piccola esperienza che ce l'abbiamo è quella degli approcci partecipativi, quella della condivisione degli stakeholder. Brevissimamente poi vado a chiudere due elementi chiave per il design delle misure. Il cambiamento dei ruoli è necessario, vuol dire che i policy maker devono mettersi, non dico allo stesso livello di stakeholder, dei farmer, ma traslare, collaborare insieme. Questo vale per tutti i tipi di stakeholder, ricercatori compresi. È necessaria l'integrazione delle diverse conoscenze, sia delle conoscenze degli allevatori, che quelle dei ricercatori, quelle dei, mi ripeto, di tutti gli stakeholder, per arrivare al co-management, a una gestione insieme. Vi sono dei punti di debolezza, l'attuazione dei processi partecipativi è difficile, quelli che vanno oltre la retorica, sì, facciamo un approccio partecipativo e basta, perché esiste una consolidata letteratura scientifica, più vi sono delle procedure burocratiche molto complesse per implementare quello che emerge bottom up dagli stakeholder stessi. E con questo qui concludo. Bene. Ci sono altri interventi dalle aree. Adesso abbiamo tre interventi di, diciamo, rappresentanti della governance locale, aree che si sono poste il problema di come intervenire sul settore e stanno pensando a delle soluzioni nell'ambito delle strategie delle rispettive aree, oppure che si pongono dei problemi, come penso all'area dei Monti Latini, dove invece ancora non si sta proprio lavorando su una soluzione specifica, però c'è molto presente l'emergenza che rappresenta, diciamo, la questione della zootecnia rispetto alle aree sismiche, a fare qualcosa per impedire che questa, diciamo, situazione scappi completamente di mano. Quindi io darei la parola a Roberto Colombero dell'area Vallimaria e Grana, che ha pensato di introdurre in strategia un intervento esplicito mirato sulla zootecnia con delle scelte precise. Intanto che carico la presentazione, perché non sapevo se c'era la possibilità o meno, mi presento un secondo. Io purtroppo, diciamo, mi devo chiedere di cercare, se vogliamo lasciare tipo 5-10 minuti per una discussione, per qualche altro intervento, perché io so, vedo che ci sono tra il pubblico altre aree che purtroppo io non ho potuto far partecipare tutti con un intervento, però ci sono altre aree che so che stanno lavorando con degli interventi espliciti sulla zootecnia, mi riferisco in particolare al Basso Pesarese e all'area dell'Alterpigna, e vedo ci sono presenti dei referenti, mi piacerebbe se si riuscisse anche, diciamo, avere uno scambio con loro dopo i nostri interventi. Questioni sì, io intanto vi presento così mentre parte. Allora, sono il sindaco del Comune di Canosa e il presidente dell'Unione Montana Valle Maira, che è l'area più a ovest del Piemonte. Sono anche veterinario e queste sono le foto, sono le vacche dell'azienda agricola di famiglia, tanto per ripetere il concetto che diceva prima Luca Battaglini, di cui ho apprezzato tantissimo l'intervento. Chiaramente non vi parlerò della mia famiglia, perché non sarebbe logico e soprattutto utile alla discussione, però solamente per capire come muoversi. Ok. Per inquadrare la strategia del nostro territorio, noi abbiamo fatto una riflessione molto, molto profonda, che ci ha portato, per entrare in questo tema, a una conclusione, che è questa. Noi abbiamo un territorio che vive tantissimo di turismo, che vive, e abbiamo usato questo termine, part time, nel senso che finché abbiamo i flussi turistici, soprattutto stranieri, abbiamo le comunità vive e attive. Nel momento in cui se ne va l'ultimo turista straniero, chiudiamo i ristoranti, chiudiamo i bar, e chi vive sul territorio tutto l'anno fatica ad avere momenti di
socialità, di comunità. In questa riflessione siamo ovviamente, il tema ricade su ciò che è agricoltura, settore primario, che per noi è fondamentale nelle nostre riflessioni, perché è vero quello che diceva il professor Battaglini, abbiamo degli esempi meravigliosi come quello del Puy a San Damiano, un comune di Bassa Valle, ma c'è tutta un'altra valle, 9 comuni oltre il comune di San Damiano Marca, che vanno da comune di San Damiano Marca a 700-800 metri, andiamo fino ai 1600 metri, il comune di Elva, il più alto della valle, in cui se facciamo un'analisi delle aziende stanziali tutto l'anno, la fotografia è drammatica, nel senso che abbiamo un momento migratorio importante di aziende per l'estate, dove abbiamo margari e pastori. Nel mio comune di 90 abitanti, abbiamo d'estate 1500-1700 animali che alpeggiano, d'inverno tutto l'anno 30 capi. Capite la proporzione e capite che in un sistema, in una comunità, perché la nostra strategia è quella di ricreare, ricostruire, creare comunità, non possiamo permetterci di non fare una riflessione seria su come incentivare, se riusciamo, di nuovo questo tipo di percorso. Noi, la nostra area è composta da due territori che, pur attaccati, pur simili per tante cose, pur facendo parte, avente come fil rouge la cultura, le tradizioni occitane e quant'altro, sono sostanzialmente diversi dal punto di vista agricolo, perché abbiamo la Valle Grana, la valle del famoso Castelmagno, e la Valle Maira, che ha tutta una serie di micro allevamenti, ma ha quella fotografia che vi dicevo prima. Il nostro progetto di sviluppo, quindi, dopo una fase complessa, complicata, perché gli strumenti non collimavano con le necessità del territorio, e per questo devo veramente ringraziare i funzionari della Regione Piemonte, perché abbiamo cercato di costruire insieme quello che poteva essere utile. E quindi e questo ha portato... Io vado avanti. Quindi il tutto ci ha portato nella strategia a mettere in pista una misura del PSR attivata, che è la misura 16.7, che prevede la costituzione di un partenariato tra operatori pubblici e privati per l'elaborazione di studi aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e le tempistiche di progetti di sviluppo locale. Che cosa significa? Noi ci siamo, dall'analisi della situazione, ci siamo resi conto che in una certa quota in sud della nostra valle progetti di aziende singole sono difficilmente sostenibili sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, sotto il punto di vista sociale, perché siamo nel 2017 e non siamo più nel 1950, e quindi un'azienda agricola, un giovane o inserito in una famiglia, quello che dicevamo prima, oppure da solo, sì, lo sapete meglio di me, non può essere impiegato 365 giorni l'anno, giorno e notte, ma non perché voglia fare lo stacanovista, lo sappiamo tutti, piccole aziende non possono permettersi dal punto di vista economico dipendenti o altri tipi di altre forme di collaborazione. Allora, il ragionamento che abbiamo fatto è detto, proviamo a capire se noi, non è detto che si riesca a fare questo discorso, non è detto, noi l'abbiamo scritto, l'abbiamo inserito, ci ragioneremo, lavoreremo con tutte le competenze che serviranno, e quindi apprezzo l'input che ci è stato dato poc'anzi, perché abbiamo necessità di costruire dei percorsi partecipativi, ma con chi, e anche qui condivido quello che diceva il professor Battaglini, non è detto che siano persone al posto, non è detto, se lo sono, bene, perché si valorizza un patrimonio esistente, se non lo sono proveremo ad andare avanti lo stesso, perché quello che a noi serve è costruire dei percorsi dei progetti, passatemi il termine, abitanti, costituite da persone abitanti, imprese abitanti, processi abitanti. Quando intendo per abitanti intendo, dal punto di vista sociologico, persone, imprese e progetti che creano relazioni, che creano comunità e che in qualche modo, sarà utopia, non lo sappiamo, ma mettono il bene, l'interesse legittimo privato a disposizione del bene comune, del bene pubblico, perché se no non riusciamo a gestire. Ma non è nulla di nuovo, non è nulla di nuovo. Sui nostri territori abbiamo ancora gli strumenti, le regole medievali dell'uso civico, abbiamo ancora
andando a analizzare quei progetti, quei percorsi, quei percorsi ci siamo resi conto che la montagna, la nostra montagna, quella di Revegnana Memoria, è riuscita a superare fino all'ultimo cinquantennio tutta una fase critica storica grazie al senso di comunità per affrontare le partite. Quindi noi riteniamo che ovviamente questa sia una grande opportunità, riteniamo fondamentale l'attività formativa. Noi qualsiasi percorso che intraprenderemo con aziende, ripeto, esistenti sul territorio o nuove aziende, prerequisito sarà l'attività formativa, perché non è pensabile nel 2017 intraprendere questo tipo di attività imprenditoriale complessa, articolata, romantica, passionale, finché volete, lo dico perché io oggi è il 30 di maggio, io fra 17 giorni faccio la transumanza, cioè e per noi questa roba è il Natale, no? Cioè, tutti gli anni sappiamo che salire in montagna è il Natale. Ho chiuso. Quindi le tematiche da affrontare sono tante, perché questa è una questione, ripeto, complessa. Sono emerse nei tavoli di lavoro la scarsità d'acqua in alcune aree, la convivenza tra aziende biologiche e non biologiche, la frammentazione fondiaria, ce lo siamo già raccontati anche ieri, lo sviluppo incontrollato del bosco e tutto quello che c'è stato detto. Quindi la governance è fondamentale in questo percorso. Quando dicevo stiamo facendo dei ragionamenti su percorso, su persone abitanti, progetti, imprese abitanti e progetti abitanti, stiamo valutando anche la costruzione di cooperative, di comunità che sono nate, ci sono, stanno lavorando, funzionano in certe aree, non funzionano in altre, ma potrebbero essere uno strumento fondamentale. L'importante è far sì che si tratti di soggetti economici, sostenibili e che, ripeto, abitano realmente i luoghi in cui operano, perché noi con tutta la buona volontà non possiamo più essere terra di conquista. Su questa cosa potremmo fare delle riflessioni atomiche. La PAC negli ultimi 20 anni è stata sbagliata, punto. Su certe aree per certe finalità, poi su altre va tutto bene, però per questo tipo di attività se no non avremmo i numeri che abbiamo. Noi abbiamo numeri drastici di riduzione, numeri di aziende e numeri di capi elevati in montagna. Io ho finito, se volete venire in Val di Maina la prossima estate. Sta lavorando, diciamo, vi ho raccontato all'inizio di questa riflessione che si è avviata tra la sinergia, tra la territorialità e CREA, che lavora nel comitato per supportare, diciamo, i processi della strategia nelle aree, da cui è scaturita questa idea di una sperimentazione tipo pilota di certe idee che ci sono, diciamo, nella mente di tutti quelli che stanno intorno a questo tavolo virtuale che si occupa di Bassorizza. E quindi l'idea è quella di portare la prima sperimentazione di cui ci parlerà Vincenzo. Io ti chiedo di andare subito mirato alle cose specifiche, saltando, diciamo, velocemente, magari solo con un breve input sui processi più importanti che ci sono stati nell'area della montagna materiale, però andando subito sul cuore della sperimentazione che vogliamo fare. Quindi nella strategia della montagna materiale sono inseriti gli interventi specifici ragionati insieme. Quindi abbiamo supportato la definizione di schede di intervento che poi hanno finanziato la strategia secondo le modalità proprie della strategia d'area in questa regione e che vedono, diciamo, il connubio tra azioni più pensate in un'ottica consulenziale, di azioni consulenziali di tutoraggio che vanno a impattare molto, un lavoro comune, un lavoro sulle aziende, di interazione in cui si crea quindi anche, diciamo, una conoscenza comune, cioè un luogo di confronto tra i vari livelli interessati, non soltanto gli allevatori ma anche i ricercatori e la politica, cioè chi decide la politica a livello locale, e dall'altro invece pensare a impostare gli interventi formativi che vadano nell'ottica di supportare in maniera mirata i processi su cui si sta pensando. Anche questi verranno in parte finanziati, poi ci racconterà lui. Basta, io stavo introducendo, per preparare. Sono Vincenzo Viola, qui la regione ha deciso di supportare le aree interne nella preparazione delle strategie già dalla fase preliminare, e tutti i dipartimenti che concorrono alla finanziamento delle aree interne hanno delegato qualche tecnico della struttura dell'ufficio a seguire questi lavori. E io sono stato delegato all'autorità di gestione del PSR Casericace.
Velocemente qualche numero per avere un po' l'idea, anche se si capisce venendo qua, perché venendo voi in che area, che tipo di area ci troviamo. Sono solo 8 comuni, il più grande 4.600 abitanti, ma è un'eccezione, il più piccolo 360 e questo è più o meno, purtroppo è la regola, quasi tutti i comuni hanno meno di 1.000 abitanti. 11.515 abitanti, l'ultimo dato, fine anno scorso, su 645 km di superficie, 18,81 abitanti per chilometro quadrato. È il 2% della popolazione lucana, che però abita su una porzione di territorio che occupa il 5,5% di tutto il nostro territorio regionale. 285,6 è l'indice di vecchiaia di quest'area, che è maggiore della media regionale che è 154, che a sua volta è maggiore della media nazionale che è 148. Il paese più piccolo, Cirigliano, ha un indice di vecchiaia di 486,9, un giovane ogni 5 anziani. A Crato, che è il paese limitrofo, Calanchino, che viene subito dopo Aliano, ci sono meno di 10 abitanti per chilometro quadrato. Queste cose sono scritte nella strategia. Arminio, che è campano, ha notato che a Casapatole, in provincia di Napoli, gli abitanti per chilometro gli abitanti per chilometro quadrato sono 12.223, cioè in un chilometro quadrato di Casapatole c'è più gente di quanto c'è in tutta la mare, la montagna materiana, che è 645 chilometri quadrati. Dal punto di vista demografico vediamo un po' l'andamento dal 91 ad oggi. Vedete, la popolazione era 17.237, all'ultimo centimetro è scesa a 12.131. C'è stato, rispetto al 2000, il 17% in meno, rispetto al 1990, 32,4% in meno. Lo stesso andamento lo vediamo anche nella pastorizia con riferimento agli ovi caprini. Siamo passati dalle 727 aziende con 47.000 e quasi 500 capi del 90, oggi ne abbiamo 27.841, cioè oggi, censimento 2001, ci saranno di meno, con una perdita, una variazione del 41,3% in meno. Va un po' meglio per quanto riguarda l'allevamento bovino e bufalino, c'è stato un incremento, soprattutto in 2-3 comuni di quest'area c'è stato un incremento di circa 1500 capi nel giro di pochi anni. Probabilmente anche è un po' l'effetto della podolica, che ha preso un po' più di vigore l'allevamento della podolica in Basilicata, che comunque è allevamento allo stato bravo, non è di tipo di stallo. Cosa dicono questi dati statistici degli ultimi censimenti? Che diminuisce la popolazione, diminuisce anche la pastorizia, anche diminuisce in maniera maggiore. Prendo una frase che ha scritto nel suo invito alla discussione Daniela: in molte aree interne e montane la pastorizia è l'unica attività, lei ha detto economico, io dico proprio, è l'unica attività in grado di mantenere una presenza, a prescindere se produttiva, sui territori che hanno subito rilevanti fenomeni di spopolamento e di abbandono della superficie agricola autorizzata. Se manca la pastorizia, manca il presidio del territorio, senza presidio del territorio si va verso il degrado assoluto, e l'abbiamo visto in alcune slide che sono state proiettate prima. Quali insegnamenti per il futuro questa elezione del passato? Allora, la pastorizia è una pratica che non può sparire, assolutamente. Bisogna investire in progetti di sviluppo della pastorizia che comunque la rendano più competitiva, perché altrimenti non ci si sta nei numeri. E giustamente una persona non può vivere 365 giorni sempre dietro agli animali, ha bisogno anche di fare altro, valorizzando nel contempo anche il ruolo dei pastori quali custodi del territorio. Qualcosa si comincia a fare anche con il PSR, ma è realmente molto poco, bisogna osare molto molto di più. Poi bisogna recuperare le tradizioni e le ragioni storiche della pastorizia, puntando anche sulla nascita di una scuola della pastorizia di respiro anche internazionale. E questo era l'obiettivo delle strategie, quello di mettere su una scuola della pastorizia. Purtroppo l'abbiamo dovuto abbandonare in fretta questo obiettivo, perché un po' per vincoli normativi, c'erano troppi problemi. Abbiamo abbandonato per il momento. Per il momento. Abbiamo ripensato in un'ottica innovativa, che è quello che serve. Lo stavo dicendo, abbiamo dovuto abbandonarlo per problemi. Però proprio in uno degli ultimi forum che abbiamo fatto qui interni all'area, a Gorgoglione, quando ci fu proprio il comitato tecnico, ci disse di non abbandonare completamente questo progetto, di cercare delle soluzioni alternative, ci fu proposto un progetto pilota da inserire nella strategia, anche grazie alla sottomisura 1-2 del PSR, e così abbiamo fatto. CREA, che il dottor Flaps qui ha preparato questa scheda che abbiamo inserito nella strategia,
Questo progetto pilota sarà il primo punto di partenza che ci dovrebbe, speriamo, che noi ci auguriamo che ci porti poi alla scuola della pastorizia. Quindi noi abbiamo immaginato un progetto integrato formato da due azioni inserite direttamente nella strategia. Uno è il progetto pilota di informazione, dimostrazione, tutoraggio e innovazione rivolto alle aziende zootecniche. A sua volta è un piccolo progetto integrato all'interno di un progetto più grande, integrato all'interno di strategie che sono diverse. Insomma, è una complicazione che va via via aumentando, non so come ne riusciremo a uscire. Poi ci sono alcuni laboratori formativi rivolti ai giovani inoccupati e disoccupati con età fra i 18 e i 35 anni. E questa è fatta con un'azione del Fondo Sociale. In più a questo si aggiunge un mix di più azioni trasversali inserite nella strategia di sviluppo della vita approvata per un'area più ampia che comunque ricomprende per intero l'area interna Montagna Materiale. Partiamo subito con il progetto pilota Pastorizia Sostenibile, dove si pensa di coinvolgere 40 pastori, in prevalenza giovani, e adesso saranno rivolte azioni di informazione e formazione, tutoraggio e accompagnamento, soprattutto finalizzata all'introduzione di innovazione di processo e di prodotto. Questo lo faremo con i centri di ricerca abilitati già operanti in Basilicata. Non possiamo scrivere il nome e cognome del centro perché il PSR non ce lo consente, dobbiamo attivare quelle procedure di selezione. Però insomma abbiamo le competenze per avviare questo tipo di percorso. E poi all'interno di questo progetto saranno ipotizzati modelli di sviluppo che sono coerenti con le caratteristiche delle aziende locali e che saranno collegate alle altre opportunità offerte, sia all'interno della strategia, ce ne sono molte, sia anche agli altri strumenti che comunque operano sul territorio regionale. Ci qualche esempio di questi modelli di sviluppo? Sì. No, i modelli di gruppo usciranno dal progetto. Ah, ok, quindi l'avete già in mente. No, usciranno dal progetto. Informazioni maggiori sul progetto c'è il dottor Claps che può... No, sicuramente c'è uno studio che, diciamo, sulle possibili innovazioni disponibili, la loro, diciamo, valenza rispetto all'area, perché non tutte le innovazioni sono innestabili in tutti i contesti, sicuramente c'è un'analisi che... Sì, diciamo il centro di Bella mette a disposizione, io non meglio Salvatore, certo. Se vuoi dire delle noi cose. L'obiettivo lo spiego attraverso questa slide finale che è un po' la governance del progetto. È complicato perché ci troviamo sempre a livelli più forti di integrazione. C'è una strategia che è finanziata dai tre fondi e che finanzia alcuni. Io parlo solo del progetto della pastorizia, di tutto quello che vedete qui è riferito a questo progetto. C'è un'azione di accompagnamento generale della strategia che comunque serve ad accompagnare ogni progetto, ogni azione all'interno della strategia. C'è il Fondo Sociale che finanzia i laboratori che abbiamo visto prima, poi c'è il PSR che finanzia sia il progetto pilota sia aiuti alle filiere all'interno degli aiuti agli investimenti singoli che possono essere erogati con il PSR. Poi c'è anche la strategia leader che è importante perché avendo scelto di avere l'area interna all'interno delle strategie leader ci sarà uno scambio. Qui lo scambio è stato forte perché la stessa strategia leader è stata costruita a partire dalla strategia all'interno. Hanno scelto tre tematismi, si sono concentrati su questi tre tematismi e sono tematismi perfettamente coerenti con l'area interna. All'interno della strategia leader che succede? Ci sono alcune azioni specifiche rivolte alle aziende agricole e quindi anche alle aziende che si occuperanno di pastorizia che sono aiuto alle filiere, sono praticamente le due azioni, aiuto alle filiere, le troviamo sia nella strategia, un attimo finisco, nella strategia area interna e nella strategia leader, poi ci sono una serie di azioni trasversali che sono funzionali a tutta la strategia e all'interno di questa azione trasversale bisognerà costruire questo progetto poi che ci porterà alla scuola della pastorizia. I soggetti della formazione. Esattamente. Allora, questo intervento ci porta a due temi principali, la sperimentazione, cioè il fatto che ci sia una contaminazione, una fertilizzazione di idee con il confronto tra vari livelli e vari ambiti, cioè il comitato, gli istituti zooprofilattici, il CREA, la scuola della pastorizia hanno prodotto, diciamo, una fertilizzazione nel senso di portare a questa sperimentazione. Ma un'altra cosa su cui voglio richiamare l'attenzione, che è importantissima nell'esperienza della Montagna Materana, è questa, diciamo, integrazione tra ambiti diversi di politica, il fondo sociale, i leader. E questo mi fa venire in mente, diciamo, le problematiche del sisma oggi, dove sicuramente è rilevante pensare a un'integrazione tra ambiti diversi, cioè non si può ragionare per compartimenti stagni. Quindi questa contaminazione anche, no, cioè i leader in una misura più ampia probabilmente va pensata, diciamo, per l'azione che si deve mettere in campo nell'area sisma. Io vorrei sentire il punto di vista del vice sindaco di Accumuli,
che è, diciamo, un profondo conoscitore del settore e ha ben presente quali sono i problemi, ci può dare degli spunti su quali sono gli elementi cruciali di queste aree oggi e che cosa serve all'area per pensare a, no, a, a un futuro per questa attività nell'area. Io sinceramente mi avete tolto la parola perché gli spunti che ho sentito questa mattina sono, diciamo, una via di riflessione che negli ultimi 30 anni ce l'avamo scordato in questo paese. L'evidenza così un po' generale è che viviamo in una situazione che le regioni camminano tutte, ognuna per conto proprio. Ognuna interpreta la PAC a secondo diciamo, gli interessi economici o politici che sono dietro. Il che è assurdo. Di che stiamo a parlare, secondo me? Questo è il quadro generale. Quando parlavo di zootecnia, parlavo di terra, cioè la terra, senza niente. Gli ultimi 30 anni abbiamo fatto commercio, non abbiamo fatto zootecnia. Abbiamo detto. Dove viene fa una sala da 2000 cavi, su 400 ettari si produce pais. Poi abbiamo detto, ma è altamente inquinante, poi si pone il metano, questo, tutte storie. Ma poi abbiamo detto, vabbè, facciamo una cosa, diamo le montagne a quelli che ci hanno, perché così giustificano le emissioni. Cioè, abbiamo fatto un disastro. I sindaci delle aree interne appenniniche affittano le montagne a costi proibitivi ai faccendieri, dove rimettono le uova, cioè, ma io dico, ma dove stiamo? Cioè, scusate, dopodiché, se volemmo ragionare su una zootecnia seria che riesca a rimanere nei territori, bisogna parlare delle normative. Oh, qui bisogna rivedere tutto. Se un'azienda oggi in pianura fa una trasformazione, fa un calzificio e deve avere dei requisiti perché lavora 100-200 quintali di latte, quei requisiti mi sembrano giusti, ma se c'è un'azienda a 1700 metri o 500 cavi, il nonno, il padre faceva il formaggio in un certo modo e deve fare un calzificio con quei requisiti e spendere 500.000 euro. Noi stiamo a parlare. Dobbiamo parlare di che? Dobbiamo parlare dell'igienicità, quindi quello che è l'igienicità è fondamentale, la pulizia, quindi giustanza. Il mantenimento di quel prodotto, una volta si faceva, vabbè, noi Terremoto ci ha spianato tutto, quindi non abbiamo più modo per ragionare, però diventa un prodotto, diciamo, che è sostenibile all'interno della comunità, dove c'è cultura, c'è risorsa, c'è rispetto dell'ambiente, c'è in quel prodotto c'è tutto quello che avete detto voi prima di me, no? Quindi dobbiamo decidere che dobbiamo fare, come devono essere sostenuti. Ma se io faccio pascolo e ho 130 vacche, vado su Romagnola, è stato prato 365 giorni l'anno, parlo un attimo della mia situazione per farvi capire. E poi praticamente accedo ai tributi comunitari mi danno 120 euro a ettaro perché vasco, cioè non fai niente. È vero, io non faccio niente, ma a mezzanotte al bestiale un zootecnico, quando la mattina salza o quando il giorno ci sarebbe va un'ora e mezza a 100 vacche, se ce va solo, se è uno zootecnico, riesce a capire pure quella che c'ha la febbre, se è uno zootecnico. Non so se mi spiego. Quindi serve la figura zootecnica, i veterinari bisogna che cominciano a essere, un buon veterinario deve essere un veterinario che conosce la parte interna dell'animale. E io dico lo zootecnico che è quello che la vede, cioè la visibilità della pecora e devi discutere. Quindi quando parlate del mondo dei giovani, le professionalità a volte si costruivano sul campo. Io da me nel 60. La regione Lazio mandava i suoi zootecnici e andavamo dentro le stalle e parlo delle stalle proprio quelle no uso e lì facevano vedere qual era la il bestiame l'efficienza. Quindi noi parlavamo di qualcosa e chiudo qua
quello che la zootecnia è conoscenza, scienza, è ambiente. A noi per difendere l'ambiente ci hanno messo i rubi cinghiali. Io vivo, purtroppo non voglio drammatizzare, in una frazione totalmente spianata a gennaio c'avevo un branco di lupi da una parte, un branco di lupi dall'altra, i cani miei, ho pure bei 20 cani, ho pure bei con i cani, e insomma la notte discute con i lupi. Ma ci voglio dire, non può essere difendere l'ambiente, mettiamo l'antagonismo all'uomo, ma l'uomo è, cioè l'uomo in quell'ambiente se ne deve andare. E poi succede tutto quello che avete detto voi, degrado, spini, parlano del turismo, parlano dei prodotti tipici, si fanno i progetti, si spendono i soldi dei tecnici e sui territori non arriva niente. Quindi io penso che la riflessione che si sta facendo è positiva, perché evidentemente il problema è generale. Ma lo Stato si deve fare carico di una situazione che è stata allontanata dopo tanti anni e che se la vuole incarnare bisogna verificare la professionalità dei tecnici, quelli che vanno sul campo. E dico una cosa sulla tecnologia, che se ne sente tante, ma un'azienda zootecnica, no? Quindi parlavo di un mondo animale, giusto, naturale, la natura è qualcosa che fa da sé. La natura con la tecnologia non c'ha secondo me niente a che vedere. Quindi un'azienda che vostra, diciamo che cresce, voi avete quanto ha un sito, ha un'email, ha una vostra certificata, sapete che passa, non serve più niente. Ha un modo per collegarsi, voglio dire, con il mondo esterno, ma queste quattro cose che sono le innovazioni, che dobbiamo prendere come innovazioni, che sono necessarie e giuste, ma quando vai in mezzo al bestiame che ti ci sporchi, con quella storia è un altro mondo. La biodiversità, se io vivo in una sarda e dalla Sardegna la porto nel mio territorio, che passano da 800 a 2000 metri, tre generazioni, la terza è diversa e già si è adeguata. Quindi sono pure, cioè, questo mondo animale in sé per sé è talmente veloce nell'adattamento dell'ambiente, per cui chi gliene frega della tecnologia, cioè cresce fisicamente secondo l'alimentazione, ti dà il latte secondo le qualità delle erbe. Quindi voglio dire, le difficoltà sta nelle normative, nel rispetto. Ma noi quando ci alzavamo c'avevamo minimo 18 leggi dello Stato, carabinieri, forestali, guardie parco, veterinari, ASL, NAS, ma insomma, ma quanta gente ci sono qua? Poi si parlava delle organizzazioni sindacali, ogni cosa che devi fare ti piaccia soldi, ma scusa, non mi chiama, io non vado con le pecore, voglio dire, abbandono tutto, no? Poi noi siamo elementi particolari perché siamo stati, siamo quelli che stanno lì, resistono, fanno, però se pensate che dietro di noi possa venire qualcuno a fare quello che ha fatto noi in 30 anni, ce lo dobbiamo scordare. Scusate, io ho finito. Grazie. Ci sono due aree qua che io so che stanno lavorando sulla zootecnia, Basso Pesarese e Altepinia. Se mi fate proprio, diciamo, due spaccati molto veloci, 2-3 minuti per uno, per dare un'idea, diciamo, del lavoro che state facendo, di quali sono le priorità, anche pensando, diciamo, a tutto il contesto delle cose che sono uscite oggi. Ce la fate a tenere, sì, diciamo... Vado prima io? Va bene, velocissima. Allora, buongiorno a tutti, proprio guardo 2 minuti allora, sì. Allora, mi spiace, tutto che... Buongiorno a tutti, istituto zooprofilattico. Non ci potrà essere un dibattito. Mi chiamo Francesca Barchesi, istituto zooprofilattico Umbria Marche, e noi come istituto siamo un ente sanitario, penso che lo sappiate, all'interno, che opera all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. E come istituto zooprofilattico, da un lato abbiamo un laboratorio, quindi possiamo effettuare degli esami degli allevamenti e verificare lo stato sanitario degli stessi. Facciamo i controlli sulle carni, sul prodotto finito, quindi certifichiamo il prodotto finito, allo stesso tempo siamo organo di consulenza tecnico-scientifica, di ricerca, innovazione e di formazione. Quindi siamo riusciti, nel momento in cui parliamo di aree interne, bisogna investire su ciò che, su quelli che sono i settori che possono aumentare la presenza dell'uomo e il presidio del territorio. E sicuramente se parliamo di aree interne e vogliamo investire nelle aree interne, dobbiamo parlare di zootecnia. Quindi in questo contesto si inserisce l'Istituto Zooprofilattico, che attualmente
si interessa di due progetti, uno della SNAI, che è un progetto pilota dell'area del Basso Appennino Amfettano Pesarese, e un progetto del PSR sotto misura 16.1, dove invece siamo implicati in un progetto che si chiama Zootecnia Marchigiana tra tradizione e innovazione. Quello che abbiamo fatto in questo caso è stato proprio partecipare ai gruppi operativi come ente di ricerca e di formazione e strutturare insieme, valutare insieme al gruppo operativo quelle che sono le criticità di filiera, capire quali sono le necessità, perché ovviamente da un lato è indispensabile che la nuova zootecnia sia impregnata della tradizione, ma possa anche utilizzare quelle che sono le ricerche, ci possa essere proprio un trasferimento tecnologico di quelle che sono le innovazioni ad oggi note che sono state frutto della ricerca del passato. Ecco, in questo caso, in questa situazione, l'Istituto Zooprofilattico si è seduto al tavolo del gruppo operativo, abbiamo pianificato insieme quelle che possono essere le prospettive per la filiera, abbiamo valutato una serie di controlli che possiamo fare sugli animali, quindi al pascolo, ridurre, vi faccio un esempio, quelli che possono essere gli interventi atti magari a fornire una riduzione dell'antibiotico resistenza attraverso un processo dei protocolli diagnostici innovativi che permettono anche un approccio mirato del farmaco all'interno degli stessi, una certificazione degli allevamenti, degli allevatori e una riduzione dell'impatto nelle aree pascolative e allo stesso tempo una certificazione, una verifica del prodotto finito. Questo perché? Perché vogliamo, aspiriamo anche a ottenere un marchio che possa proprio contenere in sé tutti quelli che sono gli elementi del valore aggiunto dato dalla situazione, dal contesto, dal fatto che questi allevatori di questi animali passano la maggior parte del tempo al pascolo e quindi un alimento che poi arriva sul mercato che è frutto e pregnato sia di valori nutriacetici, diciamo, nutrizionali, ma anche del valore aggiunto proprio fornito da una filiera certificata e controllata. La cosa più, ovviamente il discorso del benessere che oggi sta a cuore a tutti tanto quanto il discorso dell'antibiotico resistenza, in questo l'Istituto Zooprofilattico poi riuscirà a inserirsi nel contesto e a garantire quelle che sono poi, credo, che delle caratteristiche di questo tipo di imprenditoria, di tipo di zootecnia, che del benessere non può che essere proprio il caposaldo. Per finire, non ci può essere innovazione a lungo termine se non c'è la formazione, perché questi progetti durano 2-3 anni, ma se non si instaura una formazione proprio mirata negli operatori del settore, che poi dovranno essere loro i garanti della longevità di questi prodotti, di questi processi, di questi progetti, e questi progetti sono destinati a fallire. Quindi è importantissimo proprio accompagnare anche con un processo di formazione dall'inizio alla fine, guidata e condivisa coloro che poi saranno appunto i fautori della fine. Grazie. Allora, sono Alfonso Gallo, Istituto di Attico del Mezzogiorno, quindi competenze Campania e Calabria. Il nostro istituto, come quello della collega, fa controlli sanitari, quindi sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, e siamo referenti per due aree, l'Altipino e Valdiano, dove in particolare l'Altipino già abbiamo sviluppato una scheda progettuale in virtù del PSR per misura 16.7, così come attivato anche il collega del Piemonte. Voglio fare una piccola premessa. Noi come istituto negli ultimi anni siamo stati molto sul territorio e quindi abbiamo visto in maniera tangibile le criticità che emergono dal territorio, confrontandoci con gli operatori del settore. Quindi tutto quello che avete detto poc'anzi è su una serie di criticità che si rispecchiano in diverse aree del territorio, anche campano, dove la prima criticità è effettivamente la formazione. Non intesa solo come formare una persona, ma rendere l'operatore protagonista del suo futuro. Noi abbiamo avuto un'esperienza molto significativa in Campania, anzi due particolari. Uno che riguarda la filiera bufalina e un altro per la vicenda Terra dei Fuochi, dove ci siamo messi in gioco a fianco degli operatori per riscattare le produzioni. E laddove si trovano delle non conformità, non dovute al contesto ambientale, ma dovute effettivamente a una negligenza operativa, le abbiamo formati, correggendoli. In questo modo abbiamo portato una formazione operativa sul territorio in grado di poter riscattare le produzioni, garantire la sicurezza alimentare e valorizzare il prodotto sul mercato. La criticità essenziale che si ritrova nelle nostre aree è l'associazionismo, quindi le aziende non si mettono insieme, hanno paura di confrontarsi, di dire quello che stanno facendo. Però è un percorso che, rendendoli protagonisti dall'inizio, da un confronto, dai focus che abbiamo già fatto nelle due aree, piano piano sta migliorando, quindi sono consapevoli che solo l'unione, in diverse sfaccettature, ognuno delle proprie competenze, può permettere di arrivare a un obiettivo.
Le azioni che arrivano dal basso sicuramente sono quelle più significative. Nella nostra azione della 16.7 che abbiamo già individuato, abbiamo individuato un percorso innanzitutto di scouting, però un partenariato pubblico-privato dove oltre ad avere i soggetti pubblici e scientifici come l'istituto, le varie università, i comuni delle diverse aree, anche gli operatori sanitari del territorio, quindi le ASL, perché sono loro che sono il primo diciamo, anello di congiunzione tra le produzioni e la parte scientifica, quindi sono loro che sanno comunicare con i produttori, sono loro che conoscono le criticità delle produzioni e sono loro che possono fare il tramite per migliorare tutti i percorsi formativi. Insieme a questo anche la formazione delle nuove generazioni, quindi studi agrari, studi tecnici, per permettere a loro, già in prima istanza, essendo figli di produttori generalmente, di portare quella formazione e quell'innovazione direttamente alle aziende. È un processo intrinseco a livello familiare, che può permettere così di accrescere, di essere più strutturato all'interno degli organismi, delle varie famiglie che operano nel settore. Altra cosa molto importante, e quindi mi riaggancio al vice sindaco, le piccole produzioni locali, le deroghe, è una questione molto importante. In Regione Campania siamo riusciti con un'azione di coesione tra l'università e il settore didattico a fare un regolamento regionale, quindi il 500/2016, tra le quali possono essere applicate delle deroghe al pacchetto igiene, che è improponibile in alcune aree del nostro territorio, dove si producono prodotti tipici di eccellenza con alcune procedure e processi di trasformazione che non sarebbero autorizzati dalle norme europee, che però garantiscono unicità al prodotto. D'altra parte, altra criticità potrebbe derivare dal sistema di controlli e pertanto da quali possono essere i difetti derivati da quelle trasformazioni. Ad oggi l'istituto già sta lavorando su alcune filiere della pupilla del Carmasciano, andando ad analizzare in maniera prestabilita i vari pascoli, i vari latti prodotti da diversi pascoli, per sapere quale è il pascolo idoneo e quale periodo può essere più idoneo a produrre quel tipo di latte, che non possa portare un difetto al formaggio. Le procedure di stagionatura, quindi quali sono le rotte che possono essere utilizzate e quali accorgimenti possono avere per migliorare la produzione. Quindi tutto va in sinergia, è un processo che deve essere partire dal basso, perché se non parte dal basso non si può portare niente a lungo termine. Grazie. Rispetto agli spunti da cui speravo di avere input, ce ne sono stati altri, io non so se riuscirò a fare un lavoro diciamo, che restituisce la complessità di quello che si è visto in questione oggi, in tempi ristrettissimi, correndo, ma avete veramente diciamo, offerto una ricchezza di spunti e riflessioni e spero di essere diciamo, in grado di riportare in minima parte della sessione finale sulle conclusioni. C'è un minuto per... Ma un minuto proprio per entrare diciamo, sì, no, perché no. Qua ci frusteranno. No, sono un po' intruso. Quando entriamo qui ci frusteranno. Sì, sono un po' intruso per questo che mi piaceva fare. Un po' intruso. Vengo dall'economia agraria, ma sono presidente del Consiglio di Economia all'Università di Basilea. No, io vorrei provare a fare una provocazione, perché poi di innovazioni, diciamo, sono raccontate esperienze interessantissime, tutto molto interessante. Credo che, allora, molto ovviamente, la zootecnia intesa in questo modo sicuramente è sostenibile dal punto di vista ambientale, mi sembra chiaro, tutte le evidenze lo conosce. Potrebbe essere dal punto di vista economico, sicuramente sì, ci sono le condizioni anche per diventare dal punto di vista economico. Non lo è, questo è un tema che secondo me bisogna riflettere, dal punto di vista sociale, cioè nel senso che la provocazione è dobbiamo far sì che i pastori diventino trendy, ci dobbiamo inventare qualcosa, a mio avviso, perché la figura del pastore è in crisi, cioè nel senso che se non riusciamo a lavorare in questo senso, dobbiamo riabilitare completamente la figura del pastore, cioè di colui che appunto segue le gregge nella quale cava un reddito. Ma la discesa a valle della filiera, cioè fare formaggi che utilizza molto. I pastori sì, vanno a Caterpillar, vanno al Salone del Busto. Assolutamente, cioè, secondo me è ancora poco. C'è una realtà qua vicino, insomma, che io conosco bene, che negli anni 70 c'erano. Dava spazio a oltre 60.000 capi, oggi ne sono rimasti 2.000, era una realtà interessantissima, produzioni eccellenti e così via, oggi è un territorio che sta morendo, cioè perché? Perché nessuno vuole fare più il pastore, parlando con loro ti rispondono, ma io se faccio il pastore non ti posso, non riesco a mettere su una famiglia. Ma allora, di questo siamo consapevoli, assolutamente, no, ma... però purtroppo se non andiamo via ci chiediamo. Okay, la proposta di matrimonio. Sì, sì. 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 Sì.
ancora? Ma avete filmato tutti? No, lo so, però...